Questo è il manto che l'associazione ha ricamato e ha donato al Duomo di Chieri. In che occasione è avvenuto? E dunque, nel 2005, in occasione dei 100 anni dell'incoronazione della Madonna delle Grazie e per i 600 anni del Duomo di Chieri. È stato un lavoro fatto in gruppo, e quindi 10 ricamatrici, nostre allieve dell'associazione, ognuna ha ricamato un pezzo di questo manto e io ho cercato di rielaborare un disegno con i fiori caratteristici del ricamo bandera e poi sotto uno sfondo di roselline che sia, insomma, ho pensato che andassero molto bene per la Madonna e niente, quindi è stato un lavoro di gruppo e che ha dato molte soddisfazioni a tutto e ogni tanto il Duomo di Chieri lo espone nella Cappella della Madonna delle Grazie e questo ci onora e insomma ne siamo felici. Qui abbiamo appunto nel manto che abbiamo ricamato per la Madonna delle Grazie, notiamo i quattro fiori fondamentali del ricamo bandera, che sono il garofano, la rosa, il tulipano e la peonia. E questi fiori noi li ritroviamo in tantissimi esempi storici di ricami bandera. E poi una cosa anche molto importante sono le volute, infatti in questo disegno si notano queste volute un po' barocche, che anche questo è una prerogativa del ricamo bandera. Con quale punto vengono fatte le volute? Allora, le volute vengono fatte con il punto catenella, che sono sempre a file, si accostano file di punto catenella fatte con diverse sfumature di colore, e mentre invece i fiori vengono ricamati con il punto pittura o punto lanciato, perché ogni gugliata di lana e ogni punto deve dare l'idea come se fosse una pennellata di colore, e infatti noi riprendiamo anche molto da quello che sono i dipinti, proprio per cercare di ricamare e di essere più vicini alla natura. Stiamo ricamando il punto lanciato e si devono dare dei punti, uno un po' più lungo, uno un po' più corto, per poi intersecare l'altro colore più chiaro e di conseguenza vengono fatte le sfumature del colore e del petalo. Qui ci troviamo in un'installazione della mostra molto particolare, in cui tutti i nostri lavori, ossia una parte dei nostri lavori, sono stati esposti così, sospesi nel vuoto. E, abbiamo degli esempi, specialmente questo, che è fatto con i blu e i gialli, blu Savoia, che sono proprio i colori caratteristici del ricamo bandera. E, insomma, questi sono tutti rielaborazioni da disegni antichi, cioè, il mio lavoro è anche quello di ricerca e poi campioniamo e poi cerchiamo di far sì che le allieve riproducano questi disegni, queste cose. Questo è un esempio della rete di Racconigi, che è un grigliato che viene fatto appunto a erba e si ottiene facendo questo intreccio e poi fermato con dei piccoli punti e sicuramente si chiama rete di Racconigi perché probabilmente l'insegnante della scuola di Racconigi aveva inventato questa,
questa cosa. Questo è il nostro catalogo dei disegni, perché da ogni cuscino che noi facciamo una fotocopia a colori del lavoro e poi diamo alle allieve il disegno da ricalcare, e per cui si ha una traccia molto, cioè, molto valida per poter ricamare, perché a volte la difficoltà è quella di dire come metto i colori, come faccio. Noi in questo modo qua diamo già una traccia molto evidente di quello e di come verrà terminato il lavoro.